Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Ci sono momenti in cui fare una clip come questa non ne ha nessuna voglia. Io oggi non ho nessuna voglia di fare questa clip. Sentite comunque gli applausi che la curva tributa ai nostri calciatori. È stato uno dei derby più brutti che io ricordo, per tanti motivi. Intanto perché non è stato possibile vedere i tifosi avversari qui allo Zaccheria, quindi è stato un derby, diciamo, monco a metà, e ne ha risentito comunque anche la partita. La partita è finita con quella papera, con quell'infortunio di guardia che ha permesso al Bari di pareggiare. Da quel momento in poi i giocatori sono sembrati quasi narcotizzati. Il secondo tempo il Bari nei primi 20 minuti ha messo anche in difficoltà il Foggia, ma azioni da gol vere e proprie non ce ne sono state. L'unica azione da gol che possiamo rimarcare di tutta la partita probabilmente è il tiro di Mazzeo, che è stato deviato in calcio d'angolo. Che dire, abbiamo comunque evitato una sconfitta, perché comunque quando le partite si mettono in questo modo possono finire in qualsiasi, con qualsiasi risultato. Non abbiamo mai avuto la sensazione che il Foggia oggi potesse vincere dopo che Bari era riuscito a pareggiare in quella maniera. Adesso ci aspetta la trasferta di Cittadella. Ho l'impressione che più di guardare davanti dovremmo guardare dietro, perché con il deferimento che c'è stato dovremmo fare in queste ultime 5 partite quanti punti possibili per avere più punti di distacco dal quinto posto. Al quint'ultimo posto credo che poi diciamo è lo sbarramento per andare ai playoff. Sono fiducioso comunque per la partita di Cittadella. Foggia ha formato trasferta, è comunque una squadra che ci dà delle garanzie. Io me lo auguro, io la vedo così. Un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Mitico Channel.